Senza il mio occhio. Non guardare nell'occhio. Il tuo guscio è piccolo e fragile. Sei debole. Guarda. Ti sta guardando. Ti sta guardando. Ti sta guardando. Ride di te. Di te. Ma... Cosa può fare per te il tuo dolore? Nuovo. Il tuo guscio è piccolo e fragile. Sei debole. Guarda. Occhio Finocchio, guarda che ti guarda. Chiede a Franco Basaglia che cos'è lo schizofrenico e allora lui risponde alla domanda che cos'è uno schizofrenico. Posso risponderle con un'altra domanda: che cos'è un disoccupato? Dato che entrambi sono ciò che sono in rapporto alla razionalità del potere, ovvero essi sono parte dell'area dell'esclusione. Sono due, una maschile e una femminile. Sono È successo all'improvviso. La voce ha cominciato a urlare nella mia testa e di colpo tutto era cambiato e io non capivo perché. E la mia voce mi diceva che tutte le colpe del mondo erano mie. E poi sono arrivate le voci. Da quando mi sveglio, quando vado a dormire. E a volte quella voce si accumula. È successo all'improvviso. La voce ha cominciato a urlare nella mia testa e di colpo ridere, tutto era cambiato e io non capivo perché. Ma non riesco mai a farlo. La mia parla forte e chiaro e mi consiglia. Ormai è quasi un'amica e mi fa anche un po' compagnia quando sono sola. Nannetti Fernando, nato a Roma, alto, bocca stretta, muro spinace, naso a Y. Io sono un astronautico ingegnere minerario nel sistema mentale. Questa è la mia chiave mineraria. 1600 rame rosso, 1700. Al Santa Maria ci sono entrato volontario perché andavo a scuola lì vicino, ma il primario non voleva ricoverarmi perché stavo bene. Mi piace molto il puntigliato, è l'avventura dell'uomo e del pittore, e pure il quadrettato ancora di più, perché ogni quadro ha una storia, quella del personaggio. La maggior parte di noi non aveva ormai più niente. I vestiti che avevamo, borghesi, erano stati portati in fagotteria ormai da tanti anni. Caffeina era uno psicofarmaco di quelli più forti e il primo giorno sono stato preso da una forte sonnolenza. Il cuore mi dava sbalzi tremendi, come se ogni tanto il cuore si fermasse. Erano tutti schizofrenici, cioè non c'era la diagnosi differenziale. Perché li buttavano tutti dentro, quelli erano. Con la schizofrenia coprivano ogni giustificazione a tenere le persone là dentro e in quel modo. In ospedale psichiatrico ai malati non venivano date posate per mangiare, a parte un cucchiaio, perché si diceva che forchette e coltelli potevano essere pericolosi in mano dei malati mentali. In quegli anni in ospedale psichiatrico si iniziano a dare forchette e coltelli. Lia aizzava la rivoluzione in tutto l'ospedale: forchette e coltelli o sciopero della fame. No,
Il 13 maggio del 1978 il Parlamento italiano approva a larga maggioranza la legge 180. A dicembre dello stesso anno, con l'uscita della legge 833 di riforma del sistema sanitario italiano, essa ne fu inglobata costituendo negli articoli 33, 34, 35 e l'articolo 64. Non so veramente come ci può essere una possibilità di cura dove questa cura non ha una situazione di libera comunicazione fra medico e malato.